Siamo all'esterno del Centro Arti Visive e Pescheria di Pesaro, dove è stata presentata oggi la 58esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, il festival culturale più longevo della città, che torna per una settimana da domani, sabato 18 giugno, fino a sabato 25 giugno. Si parte con l'apertura dedicata in piazza al 40esimo anniversario di E.T., il 40esimo anniversario dell'uscita nelle sale del capolavoro di Steven Spielberg, si chiude con l'omaggio a Mario Martone, poi ci sarà la presenza di Giancarlo Giannini e tanto altro di cui abbiamo parlato con i direttori artistico e organizzativo Pedro Armocida e Cristian Della Chiara, così come con l'assessore alla bellezza Daniele Vimini. Le peculiarità sono sempre una mostra votata al nuovo cinema, come il nome del festival stesso, quindi grazie a un concorso internazionale aperto a tutti i formati, a tutti i registi e a tutte le durate, dal cortometraggio al lungometraggio intercettiamo il nuovo cinema. Ma il festival è anche memore del suo passato, è la 58esima edizione, ci sono molti centenari quest'anno di ricordo, uno in particolare lo voglio dire, lo sapete tutti, è stato festeggiato quello di Pierpaolo Pasolini, 100 anni, ma noi lo facciamo a nostro modo perché Pierpaolo Pasolini era qui nel 65, nel 66, nel 67 a lanciare il festival in maniera molto forte da un punto di vista internazionale. Lo ricordiamo parlandone con Abel Ferrara, il grande regista statunitense che ha appena concluso un film su Padre Pio, il precedente film era proprio su Pasolini. Ecco, incontreremo Abel Ferrara domenica in piazza per parlare del suo rapporto con questo grandissimo poeta e scrittore che è, diciamo, nel DNA della mostra. Ci sarà anche Giancarlo Giannini, uno dei tanti ospiti di grande prestigio, a impreziosire un programma particolarmente ricco che si concluderà con l'omaggio a Mario Martone, vera star di questa edizione, cui dedicheremo l'evento speciale, una retrospettiva pressoché completa dei suoi film. E avremo Giancarlo Giannini che parlerà di Pascolino Sette Bellezze proiettato in versione restaurata e quindi ricorderà Lina Wertmüller, e anche Monica Vitti, a cui dedichiamo una serata in piazza con Polvere di Stelle di Alberto Sordi. Ma ci sono anche tantissimi altri eventi, ricordo il cinema in spiaggia, i Bagni Agata, è una chicca nel senso che ci sono tutte proiezioni in 35 mm, quindi in pellicola, è un'esperienza del cinema italiano più interessante di questi centenari, quindi ricordando Pasolini, Bolognini, Salce, Damiani, e poi anche questo spin-off del festival, un festival del festival dedicato ai più piccoli, che è Pesaro Film Festival Circus, che, come dire, si collega anche con l'apertura del festival che dedichiamo ai 40 anni di E.T. di Steven Spielberg, e qui in giro, come sapete, c'è anche E.T. stesso. Un festival ancora molto ricco, un festival in dialogo con la città, sono tanti i luoghi della città che si attivano e si accendono per la manifestazione, oltre alla tradizionale piazza, cinema sperimentale, ancora il cinema in spiaggia. Torniamo qua con l'attività mattino e pomeriggio al Centro Arti Visive e Pescheria, e anche una novità, la chiesa di Sant'Ubaldo, dove avremo un'installazione, quindi un festival che riempie il centro di Pesaro e anche la spiaggia con il cinema in spiaggia. Una mostra che ha saputo in questi anni coniugare aspetti, diciamo, anche di popolarità del programma senza perdere il senso anche della ricerca e della curiosità, tant'è che è la più frequentata, diciamo, da studenti di cinema, critici, appassionati, insomma, perché è veramente un vero e proprio luogo di discussione oltre che di fruizione del cinema all'aperto e anche nelle sale. Da questo punto di vista credo che svolga un ruolo anche fondamentale dopo 2 anni di lockdown nel riportare alla fiducia rispetto al cinema, e speriamo anche il ritorno alle sale, perché tanto pubblico si è abituato ovviamente alle piattaforme nei 2 anni di comodità nel divano, soprattutto gli over 50 che sono anche una base importante del pubblico delle sale, e la mostra del cinema deve contribuire anche su questo a ricreare una fiducia sul tornare al grande schermo.